Interessantissima analisi dell'ambasciatore Terzi. Vado da Marco Lupis per affrontare il fronte cinese e poi, se abbiamo tempo, vorrei tornare al fronte russo e alle provocazioni di Putin che riguardano anche tra le righe, naturalmente, ma con grande acutezza e crudeltà, lo stato di salute di Biden. Ma la Cina innanzitutto. La Cina si sta muovendo in maniera molto pesante, l'hanno scritto numerosi quotidiani e internazionali, nei confronti di Taiwan, risolto o quasi, pur nelle proteste internazionali, ma molto relative, perché interessi economici internazionali nei confronti e gli scambi commerciali e tecnologici con la Cina sono imponenti. Risolto il problema, tra virgolette naturalmente, di Hong Kong, adesso nel mirino c'è Taiwan, l'ex Formosa, che con fatica ha conquistato una sua autonomia con la protezione americana, grande produttore fra l'altro di chip a livello mondiale e quindi una potenza dal punto di vista, ma potenza non così protetta militarmente dal punto di vista dell'economia e della tecnologia. Ci sono state esercitazioni militari congiunte in quelle acque anche americane e di altri paesi asiatici, ma è evidente, come scrivono tanti giornali internazionali e tanti analisi, dopo anche un'audizione al Congresso americano dell'intelligence, che la Cina vorrà prima o poi inglobarsi Taiwan. Beh sì, io direi che la Cina si è espressa anche recentemente con estrema chiarezza, cioè per Pechino, il ministro degli esteri che oggi si trova appunto ad Anchorage in questi strani colloqui un po' a pesci in faccia, diciamo, tra Cina e USA, l'ha detto recentemente, la riunificazione, la riunione con l'isola ribelle, con Taiwan, è inevitabile, cioè non, la Cina non la mette proprio in discussione, rientra in quella impostazione, diciamo, un po' fideistica, confuciana del sacro suolo cinese, per cui per i cinesi la Cina Taiwan fa parte della Cina. Gli americani spingono molto su questo perché vogliono tutelare un alleato importante, Taiwan è un alleato fondamentale per gli americani in quell'area e quindi anche premono sulla libertà di navigazione, la sicurezza appunto nel Mar Cinese Meridionale, che è messa in dubbio dalle pretese anche territoriali, ne abbiamo parlato, della Cina su alcuni atolli, su alcuni isolotti dell'area, e quindi crea, diciamo, una situazione di disequilibrio. Ma quello che vorrei aggiungere all'analisi comunque molto interessante dell'ambasciatore Terzi è che a me sembra che là tema comunque molto caldo e sicuramente molto importante del rispetto dei diritti umani, sul quale nei confronti della Cina, ma a quanto pare anche nei confronti della Russia, Biden spinge molto. Io credo che l'amministrazione Biden voglia spingere molto su questa che è stata anche la principale accusa che Blinken e Sullivan hanno fatto oggi alle controparti cinesi in Alaska, cioè che la Cina col suo comportamento, secondo gli americani, sta mettendo a rischio la stabilità internazionale. A cosa si riferisce l'America? Si riferisce al fatto che, diciamo, per esempio su Hong Kong, la Cina ha platealmente disatteso quello che era un accordo di diritto internazionale sino-britannico, cioè firmato tra Cina e Gran Bretagna, no? Quindi la tesi, a mio avviso, dell'amministrazione Trump, che è un po' più, se vogliamo, come potrei dire, un po' più lineare che non quella dei diritti umani, che pure è estremamente legittima, ma è un po' fumosa, no? Per esempio oggi il ministro degli esteri cinese ad Anchorage ha rinfacciato agli americani che loro non sono dei paladini dei diritti umani, perché basta vedere come hanno trattato i neri in America. Black Lives Matter, certo, sì. Esatto. Però invece Biden, puntando secondo me intelligentemente sul problema di stabilità internazionale, porta avanti, può trovare alleati, no? Può trovare alleati, quello che lui cerca, portando avanti il discorso di dire: ma come facciamo a fidarci a livello internazionale di un paese che non rispetta gli impegni, in pratica, no? E devo dire che in questo senso mi ha un po' stupito questa uscita nei confronti di Putin, che sicuramente non è un paladino dei diritti umani, però un'uscita così dura nei confronti della Russia ha creato un grosso problema, penso che l'ambasciatore mi dà ragione, nei confronti dell'Unione Europea. Soprattutto dalla Germania, perché noi sappiamo che c'è in ballo questo mega gasdotto, il Nord Stream 2, certo, sul quale la Germania ha investito tantissimo, che dovrebbe unire Russia con Germania, escludendo astutamente
opportunamente l'Ucraina. Eh certo, ora, non a caso c'è stata una guerra in Ucraina, una guerra civile, una guerra fomentata in Ucraina. Grazie a Marco Lupis, mi scuso per i tempi, ci sentiremo in maniera più dilatata presto. Voglio fare...